Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da un'idea di ATP. Mi ricordo che Ade che mi chiede l'amico Francesco, mi chiede l'amico Francesco perché in un video che avevo fatto molto tempo fa, dove facevo 2 minuti di gameplay di questo gioco, mi diceva mi piacerebbe vedere cosa succede alla fine di questo gioco, perché come me o come magari tanti di voi ci giocai da bambino e rimasi molto affascinato, molto affascinante. Infatti questo Ade ho giocato tantissimo anch'io da bambino su questa cassettina, una Super Game 2000, è il gioco in assoluto dove ci ho passato più tempo. Sono andato a tanto tanto così da finirlo, perché quando mi ha chiesto di completarlo, ovviamente Francesco, che ringrazio, mi è venuto in mente che mi ricordavo che c'era qualcosa, mi ricordavo di un bug, qualcosa che impediva di finire questo gioco, ma adesso che l'ho rigiocato non vi dico nient'altro e dico solo che è un gioco molto affascinante, molto tenebroso, misterioso, ben programmato, seppur semi sconosciuto, non un gioco commerciale, ma molto molto affascinante questo Ade. Andiamo a leggere la descrizione da edicola, cosa diceva di Ade. Sei disceso nel tenebroso mondo dell'oltretomba per raccogliere le preziose monete che i defunti pagano a Coronte, l'immortale traghettatore degli inferi, per venire trasportati al di là del fiume Acheronte. Per riuscire nell'impresa dovrai superare numerosi ostacoli e una volta raccolte tutte le monete potrai andare alla ricerca del tesoro. Se riuscirai a portare a termine il difficile compito potrai tornare nel mondo dei vivi, altrimenti sarai condannato a rimanere nell'Ade in eterno. Molto affascinante anche la descrizione da edicola. È un gioco particolare, un gioco bello, un gioco horror, un gioco tenebroso, un gioco in grado di immergersi nell'atmosfera in maniera veramente eccezionale. Adesso, prima di cominciare, vi faccio vedere questa mappa qua. Ecco, questa è la mappa completa del gioco, anche se in realtà non è necessario avere la mappa, perché non è una mappa ampissima, non è molto ampia come mappa, ma però c'era e volevo mostrarvela. È un gioco che si impara molto bene, e quindi un gioco che facendo un po' di partite si impara e come. E io da bambino mi ricordo che lo conoscevo a memoria la mappa, e mi sono bastate poche partite adesso per ritornare a riconoscere a memoria la mappa, per farmi venire in mente tutto quello che di misterioso, di strano cela questo particolare gioco. Quindi io direi di partire, non dovremmo neanche impiegarci molto, ma partiamo e vediamo le cose con calma. Eccomi qua, io sono questo ragazzino. Si salta col tasto, ed è molto bella questa cosa qua, si salta col tasto, siamo imprigionati nell'Ade, questo è l'Ade, l'oltretomba, e il nostro obiettivo è andare in esplorazione di questo mondo tenebroso, alla ricerca delle monete, tutte le monete del livello dovremo andare a cercarle. È un gioco che apparentemente sembra molto difficile, perché è dell'85, è un platform dell'85, ma vi assicuro ragazzi che questo gioco è programmato divinamente, è programmato veramente molto bene, e è da imparare, ma non proibitivo, non si può assolutamente finire su Commodore 64 senza trucchi. Io salvo perché non mi sono allenato abbastanza per fare questo, ma da ragazzino ci riuscivo, e quindi andiamo alla scoperta delle monete. Allora, il gioco riusciva a immergerti in questa atmosfera di totale solitudine, perché in realtà nel gioco non incontreremo mai creature, non ci sarà nessuno, ci saranno solo queste trappole, che peraltro anche questi tapirulanto, vedete, non mi faranno morire, fanno solo spavento un attimo, ma alla fine è tutto più che gestibile, quindi dobbiamo andare alla scoperta di questa mappa alla ricerca di tutte le monete, le scale mobili. Bisogna imparare il gioco, e vi assicuro che è veramente
un gioco ben fatto, veramente un gioco ben fatto, che però non è esente da errori, non è esente da errori, c'è del mistero in questo gioco, c'è del mistero. E quindi io da ragazzino veramente ci impazzivo, ci sono impazzito tanto. Ci sono delle chiavi ogni tanto nella mappa, quindi noi la prendiamo. Potrebbe capitare di trovarne più di una chiave, ma noi potremmo portare una sola alla volta che serviranno a aprire cose. Allora, è difficile, è un gioco molto difficile, ma ecco, questo è un muro, è una parete che mi impedisce di andare avanti, ma ho la chiave e la parete si dissolve, mi permette di andare avanti, prendere la moneta e andiamo avanti così. Affascinante, veramente affascinante e molto bello questo gioco. Quindi andiamo alla raccolta delle monete, poi vediamo il perché non riuscivo a finire questo gioco e se si può finire adesso questo gioco. Qual è le difficoltà che rappresentava questo gioco? Sono questi ponti, classici ponti, platform, ma è tutto studiato bene, il timing è studiato bene, è tutto, quindi è tutto più che fattibile. Qua c'è un'altra porta chiusa, ma non ho la chiave, quindi mi costringe a tornare dopo quando avrò la chiave per fare quella parte di livello qua. Io adesso comincio a salvare perché se si muore, il gioco, in base a dove ci troviamo nel livello, ha delle parti, ha dei checkpoint, però non voglio neanche dilungarmi tantissimo a rifare sempre le stesse parti. Ecco, ho preso la chiave, però adesso devo fare un altro giro un po' strano. Ah no, fammi andare. No, non posso, perché vedete che le scale come questa va solo lì in su e quindi ci sono quelle che vanno solo lì in giù e quindi bisogna studiare un attimo il percorso. Ecco, questi Tepidolan, come dicevo prima, fanno molta paura, ma alla fine non ci butteranno giù nel vuoto perché è un gioco che se si cade troppo dall'alto si muore. Si muore, ma è studiato bene. È studiato molto bene, anche se. Ok, andiamo a fare un altro. Già che sono qua, andiamo a fare un'altra parte di livello e andiamo a vedere di recuperare le più tante monete possibili in questa parte, in due o tre parti, quello che serve, quello che serve. Gioco affascinante, gioco affascinante. Uno di quei, veramente, torno a ripetere ancora una volta, programmato molto bene. Tengo a sottolinearlo perché questi platform non sempre era così, tanti erano veramente proibitivi. Questo invece, con molto allenamento, si fa giocare preciso, molto preciso, molto preciso, e un'idea molto originale. Un'altra chiave che ho già, vedete, io non posso più portarla, una seconda chiave, perché ne ho già una e quindi non posso portarne un'altra. Vediamo no, da qua non posso più andare giù perché ci sono appunto le scale che vanno solo in un senso, quindi adesso qua ormai facciamo questa parte già che sono qua e perché sì. Tanto sono da prendere tutte, io la mappa la conosco abbastanza bene, mamma mia. Alcune fasi sono tirate al limite, ma è studiato tutto molto bene, bene. Sono morto, ma parto da dove? Parto da qua, ok. Parto da qua e mi sta bene perché praticamente dovrò prima, tornerò dopo là, praticamente dovrò prima dove c'era la parete che devo andare a aprire, ma adesso ho la chiave, quindi posso aprire la parete. E apriamo la parete, prendiamo la moneta, però adesso salvo perché ho 5-6 vite per finire il gioco. Ed è possibile, assolutamente, insisto nel dire che è possibile, è assolutamente possibile. Qua posso andare subito. Sì, dai, già che sono qua, andiamo a recuperare anche queste qua. Non andare su perché dopo devo rifare tutto un giro strano. Guarda quante belle monete tutte insieme. Ecco, non c'è un contatore di monete. Le monete danno solo punti. E quindi non si sa con certezza quante ne mancano, se ne mancano, dove mancano. Quindi un attimo da studiare, ma ci sono tutte le monete. Quindi noi siamo andati qua. Non bisogna, non so se l'ho già detto, cadere troppo dall'alto, ma avete già visto come sono morto prima, si muore. E anche adesso si muore perché ho sbagliato il salto. Riccardo, no, cazzo. Marco, adesso ho ricaricato da qua. No, è giusto, è giusto. È così. Ok, va bene lo stesso.
Quindi prendiamo in questo episodio più tante monete che riesco. Tante monete che riesco. Ma no, cazzo, non cominciamo così, eh. Non cominciamo così. Col giusto allenamento si può fare. Col giusto allenamento, perché ovviamente bisogna sbagliare il meno possibile, ma questo non vuol dire che il gioco sia semplice, che sia facilissimo, assolutamente. Adesso io salvo giù qua, così se muoio riparto da qua, perché non voglio neanche stare qua a rifare milioni di volte le stesse parti. Perfetto. Finiamo questa parte di livello. Qua c'è un'altra chiave. Finiamo questa parte di livello. E poi andiamo a vedere altre cose. Questa è un'altra parte insidiosa. Molto insidiosa. Faccio questa cosa perché devo andare a saltare da qua qui, altrimenti non arrivo là per prendere queste due monete. Ok, due monete molto insidiose. Una parte molto difficile questa. Sia questa che adesso risalviamo, che questa moneta in basso che adesso vado a prendere, ma bisogna fare il giro da qua. Anche qua è importantissimo il tempo, il tempismo, perché se no queste cose ci fulminano, mamma mia. Ma è meraviglioso, mamma mia. Qua sembra sempre che salviamola, che si stia per morire. E infatti si muore, infatti si muore. Ma adesso niente da fare. Da dove mi fa partire? Eh sì, fammi vedere di ricaricare da qua. Meno male che ho appena salito. Eh sì, perché sennò devo rifare porzioni di livello che li vediamo già abbastanza. Comunque non basatevi sul mio gameplay, io vi garantisco che è fattibile. Ecco qua. Qua il gioco è un po' sminchiato nella versione ridicola, ma guardate bene questo punto, siamo in fondo alla mappa. Perché ne anche nella versione originale, io adesso riprovando, ho provato le varie versioni, ho provato versioni hackerate, ho provato di tutto, di più, ho provato tutte le versioni ridicole. Vedete che io vado nel fondo, c'è quella l'acido che non mi uccide. Lasciamo stare la parte di codice che si vede che quello nell'originale non c'era, ma anche nell'originale, in questa parte, se potevamo camminare sopra l'acido senza morire, qua sicuramente c'è qualcosa che non va, c'è un errore di qualcosa, perché non ha senso. Non ha senso tutte le piattaforme, non ha senso niente, qua si può tranquillamente camminare sull'acido. Ma poi ci torneremo su questa cosa, perché è qualcosa di legato anche alla stranezza di questo gioco verso la fine. Quindi c'era una chiave che non posso prendere perché ne ho già una. Qua c'è una serie di pareti e servono una serie di chiavi, quindi andiamo a aprirne il più possibile. Ok, andiamo a recuperare la chiave che era qui. Perfettissimo, e andiamo a utilizzarla per fare un'altra parte di livello, poi ci fermiamo la volta prossima. Andiamo avanti e vediamo se serve ancora una puntata o se devo farne due. Quindi, poi c'è tutta la parte lì sopra che devo andare a fare, ma la faremo. Andremo a recuperare tutte le monete. Apro questa porta, salvo, andiamo giù. Quest'altra parte di livello, simile a quella precedente, stessa cosa anche qua, stessa cosa anche qua. Io posso andare nell'acido e non moriremo. È sicuramente un errore ho appena detto che non. E poi è sminchiato veramente. Dove cazzo ho salvato adesso? Una parte un po' sminchiata questa. Sono volato giù da un'altezza troppo elevata. Perché? Perché io posso camminare nel codice del gioco. In pratica nell'originale non era così, qua un po' tutto sminchiato. Potevamo camminare sopra l'acido, ma non a quei livelli qua. Poi ogni tanto si muore, ma ogni tanto le versioni ridicola. Ma questo è un gioco particolare, quindi avevano anche queste cose qua. Riprendiamo la chiave. Ma non è questo il punto di questo gioco. Non è questo il punto. Non è il punto di camminare nei codici o in luoghi che altrimenti non potevamo accedere. Anche nella versione originale si può tranquillamente passare da qua sotto, eh. Quindi non spaventatevi, non temete. Vado a prendere la moneta su di sopra, che adesso con quello sminchiamento qua non è neanche semplice tornare su. Porco cane. Io devo prenderla da su lì la moneta. Vabbè. Prendiamo queste parti di monete qua che ci mancano.
così abbiamo finito tutta la parte bassa. Queste non le prendo adesso perché tanto ci devo tornare per forza da qua, proprio vedremo il perché. Torniamo indietro dall'altra parte, voglio prendere ancora quelle, questa della parte sminchiata, e bene, ecco, da qua non posso più tornare indietro, no, sono obbligato ad andare di là, qua ho preso tutto e quindi io adesso mi fermo, prendiamo quelle monete qua, vado dove devo andare, mi fermo, la prossima volta vediamo magari anche di concluderlo già, perché non è così breve, ma ovviamente io ci giocai tantissimo nel ripassarlo un attimo, poi come ho detto avevo già portato un piccolo gameplay, mi è tornato tutto alla mente, i comandi e tutto. Bene, allora qua c'è, ho la chiave, non mi ricordo più sulla chiave, perché se non ho la chiave che vado su ricrepo, vedete, non mi ricordo più sulla chiave, fammi salvare massimo crepo, ho la chiave, ho la chiave, molto bene. Qua è un punto chiave del gioco, da una parte si torna indietro e dall'altra parte si va a fare cose. Prendiamo anche quella moneta qua comoda, ma ci fermiamo, ci fermiamo perché lo vediamo la prossima volta e vediamo e vedremo cose di questo affascinante Hades, veramente ben programmato, ha i suoi problemi ma molto molto affascinante, il gioco semisconosciuto ma merita, meritava rispetto e merita anche un rifacimento, secondo me, un rifacimento come Dio comanda. È stato un piacere, alla prossima, ciao!